Quanto le manca? Da morire. Io ho smesso anche di mangiare, mia figlia lo stesso. La vediamo in ogni posto, la vediamo spiaccicata sul divano, la vediamo sul letto. La chiamiamo perché, cioè, quando a volte faceva gli scherzini, andava sotto il letto, si nascondeva. E noi ci viene di richiamarla, ma non viene perché non c'è più. Il 6 gennaio sono tornata a casa dal lavoro, ho parcheggiato la macchina nel piazzale e da lì mi sono accorta subito che c'era una luce accesa in casa. Dico, l'avrò lasciata per sbadataggine. Invece poi mi sono avvicinata al portone di casa per mettere la chiave, ma il portone era stato spaccato, era aperta la porta. Nella prima stanza c'era il buio, ho acceso la luce, la prima cosa che ho detto, mi è venuto da pensare alla mia canina, mia, dove sei? Ho pensato in un primo momento che si fosse nascosta, dico, magari è successo ora, lei sarà sotto il divano, sarà sotto il letto. Ho acceso la luce, la stanza immacolata, intatta. Mi sono diretta verso la stanza che era illuminata, era quella della cabina armadio, e lì veramente ho visto che c'erano entrati, perché fino a lì non mi ero accorta dei ladri. Ho visto che mi avevano prelevato 6 borse, probabilmente era anche una persona bassa, perché se è una persona di 1,80 m, alzi il braccio e prendi le borse. Questa era bassa, ha preso la sedia e ci sono rimaste anche le impronte sul cuscino. Niente, io disperata perché la mia non la trovavo, ho cominciato a guardare dappertutto. Sono diretta verso camera mia e sopra il letto ci avevano rovesciato 3 cassetti del settimino, avevano preso tutti i gioiellini che avevo. Giustamente ho fatto la denuncia. Mi hanno detto che alle 6.30 la vicina si è affacciata sul balconcino perché ha sentito abbaiare forte il suo cane, un cane grosso che gli fa da guardia. Io c'avevo da portare fuori il cane e siamo scesi giù per la stradina di casa mia che va al paese e mi sono accorta che c'era una persona alquanto strana lì ferma ai bidoni della spazzatura che non sapeva cosa fare, stava lì fermo. Probabilmente era al palo. Certo, era al palo. Penso che sia un dolore che lo capisce solo le persone che hanno gli animali. Il 1 febbraio faceva 5 anni. Lei praticamente le mancava solo la parola. Se ero felice, era felice anche lei, se ero triste, mi metteva le zampine sul viso, mi asciugava le lacrime. Lei viveva in simbiosi con me. Ogni passo che facevo l'avevo addosso a me. E mi manca da morire, perché sapere che, cioè, se un canino ti muore, ti dispiace lo stesso, però te ne fai ragione. Ma sapere che mi sono entrati in casa, hanno violato la mia privacy, mi hanno preso sta creatura, io non lo sopporto, io non l'accetto. A parte il fatto che non sono più sicura della mia casa, che hanno toccato le mie cose. Secondo me hanno fatto per depistare un po', perché era commissionato di prendere mia e poi nel contempo hanno guardato se c'era qualcosa da sgraffignare e l'hanno preso. So che oggi è il quarto giorno e ogni minuto che passa è sempre peggio, perché magari lei chissà dove la stanno portando. Se c'era una possibilità che fosse ancora a Monte San Savino, non lo so. Io ho tappezzato tutto il paese di volantini. Io spero che abbiano una coscienza, come tutte le persone, che me la facciano riavere. Anche se non si presentano loro, io cercherò di farmene una ragione, non mi arrabbierò, però io la vorrei riabbracciare. Gli darò anche una ricompensa per quello che posso.